Perché ho citato l'Italia nel rapporto sulle mafie? Per un motivo molto semplice che aveva già toccato prima la dottoressa Picozzi, cioè in Italia, purtroppo per ovvi motivi, abbiamo una legislazione all'avanguardia in tema di lotta alla mafia, per cui sarebbe veramente assurdo non esportarlo negli altri paesi. Poco fa si citava le stragi di la Sì. strage di Düsseldorf di qualche anno fa. Quello ci serve per capire come l'ignoranza, nel senso buono del termine, l'affrontare certi temi con le leggi ordinarie, con la magistratura ordinaria, cozza inevitabilmente con quello che invece viene fatto e con la metodologia che viene utilizzata dai nostri magistrati. Quindi ecco perché dicevo poco fa, non basta Eurojust, perché se Eurojust fosse bastato, tanti aspetti, tanti problemi noi non li avremmo vissuti, non li avremmo peraltro dovuti affrontare in maniera veramente, come dire, tragica. L'esempio che io ho portato spesso è che quando ci fu la strage a Düsseldorf, i nostri magistrati italiani avevano chiesto il sequestro del ristorante da Bruno, che era stato poi il luogo del teatro della strage. La magistratura ordinaria tedesca, non conoscendo il loro modo di investigare, ha negato quel sequestro e quindi i nostri magistrati sono stati nell'impossibilità di fare degli accertamenti che erano poi diventavano irripetibili, accertamenti irripetibili. Quindi tutto questa mancanza, per esempio il sequestro e la confisca dei beni, il riutilizzo a scopi sociali. Se pensiamo che anche in Italia abbiamo rischiato di fare passi indietro perché questo governo voleva poi rivenderli, metterli all'asta, così Rina, Provenzano e Co. ringraziavano con tanto di cappello. Quindi ci sono veramente tutta una serie di passaggi che per noi sono scontati, ma negli altri paesi no. Peraltro, noi abbiamo anche chiesto in questa relazione che venga istituita una commissione parlamentare antimafia speciale. E che si occupi, che non sia soltanto, che non faccia solo da monitoraggio, ma che serva soprattutto come scambio di informazioni fra 27 paesi europei. Questo perché? Perché ancora oggi alcuni colleghi di altri paesi, quando leggono il testo, leggono gli emendamenti, si preoccupano perché dicono leggere la parola mafia fa paura. Fa paura perché non ci si rende conto di che cosa significa. Io quando parlo di mafia parlo in realtà di mafia e quindi parlo di Cosa Nostra, Sacra Corona Unita, Camorra o Sistema, 'Ndrangheta e poi tutte quelle mafie accessorie che noi non conosciamo, non le conosciamo tantissimo perché magari forse sono fuori dalla nostra portata, però ci sono le mafie nigeriane anche in Italia, soprattutto in Piemonte, le mafie euroasiatiche, le mafie dell'area balcanica. La mafia cinese, la mafia giapponese, quindi la mafia russa, ci sono tutta una serie di componenti che se non vengono affrontate in maniera univoca da tutti e 27 i paesi europei non credo che riusciremo ad avere grandi successi, ecco perché cito l'Italia, l'ho citata anche per esempio per rappresentare spe come spesso la censura nei confronti della stampa o della libertà di stampa abbia prodotto purtroppo gravi esiti. Non vi voglio dire chi è stato, però c'è stato un collega italiano che quando insomma io ho presentato la relazione mi ha detto però voi non perdete l'occasione per infilarci dentro la censura e la libertà di stampa in Italia. Io gli ho risposto, gli ho detto senti, guarda, io adesso ti rispondo, però non vorrei che tu la prendessi come una bacchettata. Non hai neanche fatto una gaffe, però è giusto perché voglio farti capire che è una cosa molto più ampia. Tu stai parlando a me di censura e libertà di stampa e mi stai dicendo che è superflua la cosa. Io ho detto, io ti ricordo che mio padre è stato ucciso dalla mafia proprio perché gli hanno tappato la bocca. Lui ci ha pensato un attimo e mi ha detto, l'ho fatta fuori dal vaso, ti chiedo scusa, non ci avevo pensato. Quindi questo ci deve anche servire per capire quanto anche al nostro interno, anche in Italia, forse non c'è al 100% cognizione di quello che realmente accade e di come dovremmo in realtà affrontarlo e si continua spesso a delegare tutto magistrati e forze dell'ordine, cosa sbagliatissima perché poi loro vivono questa sensazione di isolamento e questa sensazione di abbandono da parte della società civile. La rete per me è stata fondamentale perché ovviamente c'è stato un partito che ha creduto nella mia candidatura perché altrimenti oggi non sarei qui e questa candidatura però poi è stata sostenuta da tantissima gente, dai movimenti, dalla base dell'Italia dei Valori, ma è stata sostenuta soprattutto, io devo dire, in campagna elettorale non ho mai avuto la possibilità di andare in TV.
Per cui se io non mi fossi appoggiata alla rete, io non ce l'avrei fatta, perché comunque non riuscivo ad arrivare alla gente. E devo dire che per me è stata una scoperta straordinaria. Io la rete l'avevo scoperta grazie a Beppe Grillo, quando nel 2008 ero stata candidata con lui, alle regionali, anzi con una lista civica nostra, che aveva il suo bollino. Ma per farvi un esempio, quell'anno erano candidati, c'erano 5 candidati alla presidenza della regione. Ed erano Lombardo, che era il presidente che poi vinse, Anna Finocchiaro dell'opposizione, poi c'ero io, poi c'era un altro di estrema destra, adesso non mi ricordo come si chiama, e c'era anche qualcuno di Forza Nuova, che non mi ricordo come si chiama, comunque erano 5. Tutti i sacrosanti giorni i giornali e le televisioni parlavano sempre di questi due candidati, cioè di Lombardo e Finocchiaro. Io la prima volta che ho visto il mio nome sul giornale, peraltro arrivando terza, come dire, sui competitors, quindi terza forza politica in Sicilia con 70.000 voti, eppure loro dissero: ma questa come ha fatto a prendere 70.000 voti con questa lista che in realtà era molto, molto debole, molto fragile? Sapete quando è stato l'unico giorno in cui ho visto il mio nome su un giornale? Il giorno dopo le elezioni. Perché il giorno dopo lo spoglio? Perché riportavano quanti voti avevano preso i singoli candidati presidenti e le liste. Ma altrimenti non sarei passata. Il fatto che io abbia piano piano cercato di imparare a utilizzare la rete ha fatto sì probabilmente che io sono il primo politico, lo dico con grande orgoglio, perché non è solo una questione mia, ma soprattutto delle persone che mi sostengono e dello staff che lavora con me. Sono il primo politico siciliano su Facebook. Se ci pensate bene, politici siciliani, ce ne sono tanti, soprattutto di ministri, che giorno dopo giorno sono in TV, come Alfano, che fa disonore al mio cognome, noi non siamo parenti, però purtroppo quello è. Poi c'è la Prestigiacomo, poi c'è Schifani, ce ne sono veramente tanti politici siciliani, eppure io sono il primo presente su Facebook. Per me è di fondamentale importanza, perché Facebook, se viene utilizzato, io lo utilizzo soprattutto per entrare in contatto con la gente, per confrontarmi, a volte piglio pure parolacce, però non ha importanza, fa pure questo, fa parte del gioco, e soprattutto lo utilizzo per mettere in rete comunicati, storie che magari la gente non conoscerebbe. Insieme a Deborah Serracchiani siamo fra i primi politici che usano Twitter qua al Parlamento europeo, e pensate bene, c'è stato un sondaggio che è stato fatto in Europa nel mese di aprile. Io non sapevo che c'era stato questo sondaggio. In base a questo sondaggio fatto con i cittadini europei, i cittadini europei mi hanno votato come primo parlamentare europeo su 736, quindi non come su italiano, come primo parlamentare europeo vicino ai cittadini, in base all'orientamento, a come voto, eccetera. Qui ci tengo a sottolinearlo, io spesso mi distanzio dall'ALDE sui voti per i motivi che vi ho spiegato poco fa, ma io lo dico sempre al gruppo politico, non abbiamo esattamente le stesse idee. Però la rete ha un significato importante, soprattutto se utilizzato in una determinata maniera, ed è il motivo forse per cui ce la vogliono chiudere, ce la vogliono censurare, credo che sia esattamente questo. Non si paga soltanto il pizzo per la guardiania o per il locale, ma io ieri mattina, andando in tribunale a Palermo, ho scoperto che praticamente dietro il tribunale c'è il posteggio riservato ai motorini, che è un posteggio lunghissimo, e ho visto un signore con una camicia bianca, che si adoperava, insomma, siccome erano le strisce già delimitate, so che ci sono i parcheggiatori a Palermo, i parcheggiatori abusivi, credo che lo sappiano tutti, ma io non sapevo che c'era pure i parcheggiatori per i motorini, e praticamente lui prende un euro a motorino, se tu non gli dai questo euro non ci puoi posteggiare. Io ieri all'uscita del tribunale li ho contati con una persona che erano con me, erano 255 motorini. Io ho sbagliato mestiere e forse vi invito a fare i parcheggiatori dei motorini, perché in un giorno 255 euro, cioè è allucinante. E per dire, questa è una situazione che è veramente borderline. Allora, a Palermo vendono i biglietti delle prenotazioni per la Serit.
dove si pagano le multe, praticamente è l'ente dove si vanno a pagare le multe. Molte persone vanno lì non per pagarsele, ma le cartelle esattoriali, ma per discutersele, per rateizzarle. Quando tu vai lì, prendi un numero. Se tu vai lì, numeri non ce ne sono. Praticamente c'è un cristiano che va lì la mattina, li stacca tutti e li vende a 10 euro l'uno, ve lo giuro. È così. E fino adesso Quindi nessuno l'ha testimoniato, me l'è venuta a dire la mia amica avvocato, dice: Manna Maria, ma che dobbiamo? Posso pagare 10 euro per un... Adesso, siccome quando vado alle poste mi sono accorta che tipo le poste sono vuote e già sono a 150, ho detto, secondo me stanno facendo pure il business sul biglietto per la prenotazione alle poste, dico, perché altrimenti non si speriamo di spiega. no. Speriamo di no. Ultime due. A proposito di posteggiatori abusivi e di precariato, c'è stato, non so se ve lo ricordate, quel povero ingegnere che era stato licenziato e è stato costretto a fare il posteggiatore abusivo a Palermo. Sì, concludo dicendo le ultime due cose. Allora, nuove carceri, la costruzione di nuove carceri. In realtà non c'è bisogno, perché ci sono diverse carceri vuote. Una è a Gela, poi c'è il carcere di Pianosa, che io ho visto, è un carcere straordinario. Le carceri ci sono. Certo, se dovessimo mettere in carcere tutti i politici che sono in Parlamento, io penso che svuoteremmo il Parlamento e di conseguenza. Però io mi ostino a parlare di mafia in Europa, a volte prendendomi anche qualche battuta dai miei colleghi che mi dicono: ma tu sei fissato? Io dico: sì, avete ragione, sono fissata, ma sai perché? Lo so che è assurdo venire a parlare qua quando abbiamo la muffa in casa, ma proprio perché abbiamo la muffa in casa e nessuno la vuole pulire quella muffa in casa. E quindi se non veniamo qui a battere come ultima istanza, a battere cassa, forse veramente non ce la facciamo. E io ho grande fiducia e spero davvero che ci possa essere unanimità sotto questo punto di vista. Le carceri ci sono, addirittura ce ne sono, credo, tre nuovi istituti che non sono stati ultimati. Sfatiamo una contraddizione. I boss in detenzione al 41 bis hanno delle celle che possono essere definite in base ai canoni normali e democratici. I detenuti in regime ordinario, in regime normale, dormono nella stessa dimensione, cioè celle della stessa dimensione, ma sono in otto nei lettini a Castello. Io li ho visti personalmente, io fino a 2 o 3 settimane fa sono stata a Opera. E Rina aveva pure l'aria condizionata. Mi si mise a ridere perché mi disse: onorevole, se io sapevo che lei passava di qua, dice, io mi sarei fatto trovare in vesti diverse, perché c'era veramente molto caldo quel giorno a Milano e lui aveva i pantaloncini corti e una canottiera. Però l'ho trovato benissimo, c'era AFA e lui mi ha detto, l'ho guardato, ho detto, non si preoccupi, io comunque non uso avvertire quando vado in carcere. Al che lui mi ha guardato e mi ha detto: certo, lei mi vede così e le posso sembrare un giovanotto. Sì, signorina, lei è un giovanotto, io ci metterei la firma per arrivare alla sua età in queste condizioni di salute. E lui prima si è messo a ridere, poi ha capito che gli davo la battuta, perché era riferita la battuta al fatto che lui ogni tanto fa fare questi comunicati stampa dal suo avvocato in cui dice: sto morendo, sono in fin di vita, e invece sta benissimo. Quindi poi se ne è reso conto e mi ha detto: comunque ho l'aria condizionata Che e fra sono poco me la accendono. Io poi ho visto un po', ho visitato un po' tutta la popolazione del 41 bis, ho parlato con Graviano e stava morendo di caldo, c'era Sandokan, non ne posso più, c'era la Barbera, Ganci, c'era Nilo Piccolo, padre e figlio. E a un certo punto al vice direttore del carcere ho detto: ma come mai solo Rina ha l'aria condizionata? E lui mi ha detto: no, sa, onorevole, quello è un braccio, una sorta di, come se fosse un reparto. Gli ho detto: ma a me è sembrato un braccio normale, delle celle normali. Sì, ma lui ha più, soffre il caldo più degli altri in maniera particolare. Quindi le carceri ci sono, ce ne sono tante, dovremmo semplicemente Perché li fanno utilizzarle. uscire per superaffollamento? No, non escono, i boss al 41 bis non escono per superaffollamento, viene poi varato magari l'indulto, perché queste situazioni toccano tutti prima o poi, no? Se uno non ha la schiena dritta e non ha la coerenza per andare avanti, queste situazioni poi piano piano toccano tutti e quindi uno deve mettersi il ferro dietro la porta e dire: aspetta che evito di dire o di fare certe cose. Mi fa piacere che a Messina sia stato presentato il libro di Nicola Gratteri, La giustizia è la cosa seria, credo che sia stato presentato a fine maggio, perché ho visto la locandina in un bar. E certo, presentare questo libro in una città come Messina, no, no,
ce ne vorrebbero un po' di più. Se pensiamo che il procuratore generale Franco Cassata dovrebbe, diciamo, abbandonare immediatamente la toga, visto che ama ad accompagnarsi a diversi criminali e fare viaggi in macchina con loro, se pensiamo che un altro pubblico ministero della provincia, come Olindo Canali, per lui è stato chiesto il rinvio a giudizio, se pensiamo che ci sono tanti magistrati che addirittura in quella procura sono stati arrestati, e a farne le spese di questa mala giustizia a Messina sono i cittadini, questo è inevitabile. E io chiudo dicendo, vi ringrazio per la vostra presenza, abbiamo sforato, ma il tema è veramente abbastanza, si presta a diversi commenti. Vi ringrazio, vi raccomando di tenere sempre la schiena dritta e di fare sempre da pungolo, da sollecitare sempre noi di continuare a starci vicino. Io vi ricordo che alle 9.20 c'è l'appuntamento al ristorante Sceleon, e dopodiché vi dico che in questo paese non vi regala, l'avrete già sentito dire altre volte, in questo paese non vi regala niente nessuno, però se ci si batte nessuno vi può togliere la dignità, l'orgoglio e il coraggio.